Il paradiso delle signore, lunedì 25 novembre 2019. Gabriella attraversa un momento di grande felicità, non tanto dal punto di vista sentimentale, ma più che altro per la carriera. Le cose le vanno sempre meglio e la ragazza non può fare a meno di sentirsi al settimo cielo. Qualcosa però guasta la sua felicità. Infatti Gabriella viene a sapere che un avvenimento molto spiacevole è avvenuto a De Foix, che è sempre stato il suo mentore parigino. Non tutti però sono contenti dell'affetto che la ragazza sembra nutrire per De Foix. In particolar modo Agnese decide di sollecitare suo figlio Salvatore a far la proposta di matrimonio alla signorina Rossi. Secondo la donna, se Gabriella non ricevesse la proposta, potrebbe fuggire o allontanarsi, stufa di aspettare all'infinito. Adelaide organizza un incontro tra Ludovica e Riccardo e collabora anche con Umberto e Flavia per raggiungere il suo obiettivo. Il Guarnieri e Ludovica si incontrano al circolo, ma lì una cosa molto spiacevole avviene ad Angela, scatenando i sensi di colpa peggiori a Riccardo.